Che cos'è il sillage? Cosa intendiamo quando parliamo di dry down? E qual è la differenza fra olio essenziale ed assoluta? Quando entriamo in una profumeria, capita spesso di essere spaesati in mezzo a tutti questi termini che non conosciamo e gli odori certo non aiutano. Siccome di questi tempi va molto di moda essere un consumatore consapevole, se ascolterete attentamente questo video, non solo saprete spiegare cosa vuol dire che un profumo evolve, ma potrete anche evitare fregature ogni volta che andate a comprare un profumo. E per i nerd, che so che su questo canale sono tantissimi e li ringrazio sempre di cuore, ogni volta che uscirà un quesito, provate a mettere il video in pausa e a rispondere senza sapere la soluzione. Vediamo quante ne sapete. Benvenuti o bentornati su Profumi di Nicchia, il canale dove gli odori vengono sempre presi sul serio. Così tanto che in questa puntata le vostre conoscenze in materia profumiera verranno finalmente messe alla prova. Non potendo, per forza di cose, farvi indovinare le fragranze che andrò a vaporizzare, ho pensato di ripiegare su un tema che è anche il soggetto della nostra guida Instagram più apprezzata, il lessico nel mondo della profumeria. Vi verranno infatti posti alcuni quesiti in merito ai termini che vengono usati fra le quattro mura profumate. Alcune saranno quasi scontate, spero, mentre alcune sono informazioni più tecniche e personalmente più difficili da reperire. Sono più che fiducioso che i fan più accaniti passeranno l'esame a pieni voti, ma anche se non siete così nerd, vi invito comunque a giocare con noi. Non si vinceranno premi, mettiamolo subito in chiaro, ma come nei giochi educativi per i bambini, si possono imparare tante cose nuove. Il campione, sample, campioncino, decant, sachet se siete fragonard, è una piccola prova della fragranza, questa, che viene elargita più o meno generosamente come coccola al cliente. Quindi questi qua ve li danno se spendete 500 euro. Il tester è invece quello che io ho sempre in mano nei video. Loro sono tester. Un prodotto spiccicato a quello di vendita che viene fornito al negoziante per fare il suo lavoro. Piccolo appunto, i tester non si possono vendere. Alcune aziende come Diptyque addirittura lo incidono sulla bottiglia. Altre invece si limitano semplicemente a mettere un adesivo. I tester si riconoscono perché sono spesso privi di scatola. O se hanno una scatola, hanno una scatola veramente brutta, dove comunque c'è scritto a chiare lettere che la vendita è vietata. Ultima informazione per i più complottisti. La storiella secondo cui nel campione e nel tester ci sia una fragranza più concentrata o più persistente rispetto a quella del prodotto di vendita, fatemi dire che per me è una fesseria. Almeno per quanto riguarda i profumi con cui lavoro io. Un profumo è un prodotto così unico che non rimane mai sempre uguale, non rimane sempre se stesso, evolve. Usiamo un esempio tanto stupido quanto efficace per rendere quest'idea. Un profumo è come una persona che sale le scale. Ci sarà un momento, appena andiamo a vaporizzare la fragranza, in cui percepiremo maggiormente alcune note. Quelle sono le note di testa. E del nostro individuo che sale le scale, la prima cosa che vediamo sono infatti i capelli e poi la fronte, quindi la testa. Dopo poco tempo, le note di testa, più evanescente a causa della maggiore volatilità, lasciano spazio alle cosiddette note di cuore, il centro pulsante della nostra fragranza. Tornando alla persona che sale le scale, dopo la testa vedremo il torace e il busto, dove risiede appunto il cuore. Quando vediamo comparire questo busto dal pavimento, implicitamente sappiamo già che poggerà su delle gambe, anche se i nostri occhi non le vedono. E anche se già dal busto possiamo intuire se questa persona è alta o bassa, la sua vera altezza ci verrà svelata solo all'ultimo gradino. Stessa identica cosa con le note di fondo. Senza di loro il profumo non esisterebbe, anche se una fragranza ce le svela solo dopo una lunga attesa. È per questo motivo che capita che acquistiate una fragranza che vi piace nell'immediato e poco dopo, dopo averla sentita addosso per una, due, tre ore, la fragranza non vi piacerà più. È come se aveste scelto la vostra compagna, il vostro compagno, guardandolo dalle sopracciglia in su. Ed è per lo stesso motivo che sono sempre io il primo a suggerirvi di acquistare un campione di prova, anche se il profumo l'avete sentito su un vostro amico e anche se questa fragranza vi piace tantissimo. Ricordate il nostro amico che saliva le scale? Ecco, il dry down è quella fase dell'evoluzione della fragranza in cui le note di testa sono già svanite da un po' e anche quelle del cuore ci stanno lasciando, si stanno affievolendo,
lasciando il palcoscenico alle note di fondo. Immaginatelo come il momento in cui iniziamo a vedere le gambe e le ginocchia di chi sale. Qualcuno, per semplicità, considera il dry down la nota di fondo. Non è precisissimo, ma il concetto è quello. Vi ho già fatto una testa così nel video in cui vi parlavo degli errori tipo che si fanno in profumeria e non smetterò mai di ripetermi. Le moillettes vanno usate sempre. Le moillettes, o all'inglese blotters, sono queste. Sono questi cartoncini su cui bisogna sempre vaporizzare una fragranza. Perché la bisogna vaporizzare? Perché da un punto di vista tecnico permette una fruizione della fragranza, un modo di annusarla decisamente migliore. E da un punto di vista igienico, perché fa abbastanza schifo infilarsi o avvicinare i rigatori al naso. A casa vostra è un conto, potete anche usare lo spruzzatore come cotton fioc per quanto mi riguarda. Ma immaginate farlo in un duty free o in una profumeria. E siccome un'immagine vale spesso più di mille parole, pensate che la bottiglia di profumo è come una bottiglia di vino. A casa vostra, se la tracannate, verrete al massimo insultati dalla vostra metà. Ma se bevete dalla bottiglia dentro un ristorante, magari anche di un certo livello, non è che sia proprio il massimo. Tanto vale usare i calici. Stesso discorso per le moglietti in profumeria. Una parte di me lo sa che è una battaglia persa, anche se continuerò a portarla avanti a costo di diventare monotono. Sillage vuol dire scia, nulla di più. Anzi, è la traduzione letterale dal francese. Ma come detto, ci gasa a dirlo. Attenzione però, una cosa è il sillage, l'altra è la persistenza. Esistono fragranze molto persistenti senza un grande sillage e fragranze meno persistenti ma con una grande scia. Per quanto riguarda gli ingredienti, le cosiddette ambre secche sono abbastanza una garanzia, così come alcune famiglie olfattive performeranno genericamente meglio di altre. Legnosi, orientali e sifra, sì. Colonie e aromatici o freschi in generale, no. Un'altra cosa che è indice di sillage è avere un buon muschio alla base della fragranza. Immaginatevi infatti che il muschio in questo contesto gioca un po' come il ruolo della locomotiva, laddove gli ingredienti sono i vagoni. È il muschio che trascina gli odori più lontano di quanto potrebbero andare da soli. Siccome l'argomento è tecnico, spinoso e, almeno per me, super affascinante, il tema dei muschi verrà analizzato a brevissimo con un ospite di altissimo profilo. Per ora posso dirvi che mi ha fatto da relatore nella stesura di questo video e che se vi destreggiate con l'inglese andando sul suo sito scentspiracy.com potrete apprendere delle nozioni super nerd e in qualche caso anche acquistare delle materie prime. Il suo nome è Fulvio Ciccolo, alla mia età è naso e mi ha dato davvero davvero una grande mano. E presto, spero, ve lo farò conoscere. In realtà solo i più nerd parlano di layering, ossia di stratificazione di fragranze, o detta papale papale, quando mischiamo due fragranze per ottenere una terza. Abbiamo fatto un video dedicato al layering qualche mese fa, spiegando come a seconda della combinazione con altre fragranze, un profumo ben categorizzato come può essere un vetiver, subisca cambiamenti decisamente importanti. Se questa risposta non la sapevate, andate a ripassare il video. Vi aggiungo un'informazione così per confondervi subito le idee. Esiste sia un olio essenziale di rosa, così come un'assoluta di rosa. La risposta a questa domanda sta nel processo di estrazione della materia prima odorosa. L'olio essenziale si ottiene tramite distillazione. Una materia prima vegetale viene immersa nell'acqua che, portata ad ebollizione, permette di trasportare gli oli essenziali nel condensatore. Grazie alle variazioni di temperatura, acqua ed olio si separeranno, fornendoci il concentrato di questa materia prima. La distillazione si può effettuare anche lasciando la materia prima sospesa dall'acqua e bombardata, avvolta, scaldata semplicemente dal vapore acqueo. L'assoluta invece è il risultato di un procedimento differente che viene riservato a quelle materie prime troppo delicate per la distillazione. Una tecnica tanto romantica quanto obsoleta, l'enfleurage. Prendete un telaio, spalmatelo di grasso, adagiateci la materia prima super delicata ed aspettate. Ripetete il processo per una trentina di volte, senza mai cambiare il grasso sul telaio, attenzione, ma solo la materia prima che la sovrasta, e otterrete così un blocco di grasso profumato, chiamata concreta. Lavatelo in alcol e avrete la vostra assoluta. Diciamo che per rispondere basta aver letto o visto Suskind. Oggi, come detto, è una tecnica obsoleta, e anziché nel grasso, la materia prima vegetale viene immersa in dei solventi,
esano, etere di petrolio, che vengono successivamente fatti evaporare. Cambiano i coprotagonisti, ma il risultato ci darà sempre una concreta da cui ottenere poi la nostra assoluta con un lavaggio alcolico. Attenzione che sembra facile, ma è la classica domanda trabocchetto a cui risponde perfettamente solo il secchione della classe. Scolasticamente mi rispondereste: l'accordo è l'unione fra due o più ingredienti, naturali o sintetici che siano. Se però osserviamo meglio la definizione di accordo, sappiamo che lo scopo dell'accordo è quello di dare vita ad un nuovo odore, che è differente da quelli di partenza. Uno dei più celebri, di cui ho già avuto modo di parlarvi, è l'accordo ambrato. Un altro, che mi piace molto, è l'accordo Dime, o Dino, che prevede l'utilizzo della vaniglia affiancato a note cuoiate. Ci sono accordi che talvolta non vengono nemmeno percepiti da chi annusa, ma bilanciano la fragranza, ed altri, come l'accordo Cifre, che ha creato un genere unico che è talvolta sufficiente e bastevole per creare una fragranza meravigliosa. Attenzione però a non confondere quello che in profumeria è l'accordo con quello che è una base di profumeria, ossia la fedele ricostruzione di un odore già prestabilito. In parole estremamente semplici, se voglio copiare la natura, la chiamerò base di profumeria. Se voglio creare un odore nuovo, lo chiamerò accordo. Molto in voga negli ultimi anni, le fragranze molecolari sorprendono le persone intorno a noi e riempiono di complimenti coloro che le indossano. La più celebre di tutte è, probabilmente, Molecule 01, creata da Gezzaschon, seguita a ruota dal Note Parfum di Juliette Segan, di cui Raffaella è appunto una testimonial sfrenata. La caratteristica di queste fragranze è di rendere protagonista del profumo una molecola sintetica. Le più celebri sono Ambroxan, Isio Super, Cetalox e metterei anche il Cashmeran. L'altra cosa che è certa è che queste fragranze abbiano almeno il 90% di ingredienti sintetici. Tuttavia, potreste tranquillamente obiettarmi che anche la nota del mughetto è di sintesi, così come il calone, e che tutti i profumi sono fatti di molecole e potenzialmente sono tutti molecolari. Tuttavia, Aquamotu, quando è uscito nei primi anni 90, nessuno si è mai sognato di definirlo molecolare, né tantomeno il Diorissimo è mai stato appellato così dal 56 ad oggi. Siccome questo mistero su cosa fossero realmente i molecolari non mi ha fatto dormire la notte per un sacco di tempo, ho chiesto appunto aiuto al gentilissimo Fulvio, che non solo fa il naso di professione, ma appunto di lavoro recensisce, per dirlo in maniera molto semplice, le materie prime usate in profumeria, e mi ha confermato ciò che io temevo, ossia che è tutta una questione di comunicazione, anche perché il nostro naso non è allenato a discernere odori naturali da odori sintetici, e anche un odore sintetico è facilmente percepito come naturale, se quello era l'intento del naso che l'ha creato. La vera ed unica distinzione che possiamo fare a livello di struttura si può riassumere nel seguente concetto. Le fragranze molecolari sono orgogliose di mettere in risalto un odore non naturale attraverso l'utilizzo di molecole sintetiche, mentre le fragranze sintetiche è come se si vergognassero di apparire sintetiche e quindi cercano di camuffare questo loro aspetto e di apparire naturali ai nasi meno esperti attraverso una struttura della fragranza che però è molto più complessa. Questa era la mia ultima domanda. A quelli che hanno fatto punteggio pieno, complimenti, vuol dire che la prossima volta dovrò essere più cattivo. A quelli che invece hanno fallito miseramente nel rispondere, posso solo suggerire un'attenta revisione dei nostri video precedenti e anche un salto sulla nostra pagina Instagram, dove troverete un contenuto dedicato al lessico della profumeria. Fatemi sapere il vostro voto nei commenti, che sono molto curioso. Io come sempre vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al nostro prossimo video.